Ritorniamo insieme per parlare ancora di buone pratiche dal mondo della sostenibilità. Stamattina sono particolarmente felice perché condividiamo insieme a tutti quanti voi un altro bellissimo incontro, un'altra bellissima esperienza, quella di Casa Natural. E qui con noi la co-founder Mariella Stella. Buongiorno Mariella, ben trovata. Buongiorno a tutti! Quanta energia, che bel sorriso, grazie, ci sta illuminando la giornata e ancora di più sarà così quando ascolteremo la tua, la vostra storia, perché è davvero una storia che seguiamo da tempo e che sta regalando, sta tracciando un percorso molto bello, soprattutto per le aree interne, per le città del Mezzogiorno. Tu correggimi se sbaglio, io sto andando un po' a ruota libera, però mi fermo subito perché lascerei raccontare proprio a te che cos'è Casa Natural, perché e dove nasce. Allora, intanto grazie per averci invitati. Casa Natural è nata nel 2012, quindi ormai siamo a 12 anni fa. È nata come associazione e l'idea che avevamo all'epoca, io e l'altro co-founder, Andrea Paoletti, era quella di creare a Sud un luogo nuovo di coesione e incontro di comunità. Abbiamo quindi... Ti avevamo perso solo per un istante. Ok, adesso mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, allora noi abbiamo fondato la prima Casa Natural a Matera nel 2012. Era interessante il fatto che avessimo una grande visione, ma non avessimo né fondi né spazi, ma noi volevamo creare un luogo internazionale in cui far incontrare persone da tutto il mondo e ragionare insieme di impatto sociale e sviluppo sostenibile. Quando siamo nati abbiamo deciso quindi di aprire quella che era la casa di Andrea all'epoca al mondo, e abbiamo fondato il primo co-working rurale e co-living proprio nella città dei Sassi. Abbiamo deciso che far vivere con noi imprenditori sociali provenienti da tutto il mondo, non solo da tutta Europa, poteva essere una importante occasione per sviluppare anche una visione nuova nella comunità locale, e farlo a Sud ci piaceva particolarmente perché in qualche modo era un modo per anche valorizzare quello che il Sud ha di preziosissimo, che è proprio la parte delle relazioni, dell'essere comunità solidale. E dopo 12 anni Casa Natural si è sviluppata moltissimo. Dalla casa originaria di Andrea abbiamo acquistato una casa a Matera molto grande, in cui riusciamo ad ospitare tantissimi imprenditori sociali che oggi vengono da vivere da noi e condividono i loro saperi, le loro competenze, i loro vissuti con la comunità locale. Ricordaci qual è appunto il nucleo originario. Nasce a Matera nei Sassi, poi si sposta nel 2014 invece nella parte della città, quella che è stata poi abitata dopo lo spopolamento dei Sassi. E perfetto. adesso Casa Natural la stiamo aprendo anche a Gorizia. Ah, che bello, quindi come è giusto che sia, ed è bello che sia, vi state espandendo. Io voglio ricordare ai nostri cari amici telespettatori che tu sei un'esperta di attivazione civica, nonché di innovazione sociale ed economia della condivisione. E ti volevo chiedere di spiegare a quanti ci stanno seguendo, in parole semplici, di cosa parliamo quando stiamo parlando di co-living e di co-working. Allora, parliamo di una modalità ormai che
che è diventata abbastanza comune, ma che quando siamo nati era assolutamente innovativa, cioè il fatto di condividere degli spazi di lavoro e degli spazi residenziali con altre persone. Quindi il co-working è un modo per non affittare più un ufficio singolo, ma condividere un ufficio con altri professionisti. Quindi non solo, diciamo, avendone un risparmio economico, ma soprattutto un arricchimento in termini di relazioni professionali. E il co-living è invece una modalità per condividere uno spazio di vita, quindi una casa, un appartamento, una stanza, con persone che in qualche modo non considerano più la casa come tradizionalmente intesa il luogo dell'abitare, ma il luogo dell'abitare diventa la comunità intera in cui si vanno, diciamo, vanno a vivere questa esperienza. Ecco, ne parlavamo anche nel corso di questa puntata con altri interlocutori. Se il livello della condivisione si alzasse, le nostre società sarebbero sicuramente più sostenibili. Quindi grazie per il prezioso lavoro che state portando avanti. Tra l'altro, tu non sai, ma del resto neanche chi ci ascolta, che a San Giovanni Rotondo abbiamo il coworking più piccolo del mondo. È un coworking nato dalle esperienze dei bollenti spiriti della regione Puglia e quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando e di quanto può essere utile la dimensione della condivisione, ma anche quella della capacità di unire le persone, perché è una società che paradossalmente è una società in cui abbiamo tutto, però purtroppo questo avere quasi ci allontana. Progetti come il tuo, invece, che ci uniscono, sono fondamentali. Sì, vorrei dire anche una cosa, che la bellezza della condivisione è che vale la logica win-win, cioè vincono tutti nella condivisione, ognuno si porta un pezzo e quindi un arricchimento dall'altro, perciò non può che essere questo il futuro per le nostre comunità. E poi questi luoghi sono molto generativi perché all'interno di essi nascono una miriade di altri progetti. È stato così anche per voi, tra gli altri è nata in Casa Natural una cooperativa che si chiama appunto Cooperativa Natural, se non sbaglio. Sì, la cooperativa si chiama Natural Coop e abbiamo deciso con Natural Coop di mettere, diciamo, a valore tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni e di portarla nelle aree interne. Quindi abbiamo iniziato a lavorare nei comuni, nei piccoli comuni, quella che noi chiamiamo la piccola Italia, cercando di portare proprio i temi della condivisione, della sostenibilità anche ambientale, oltre che economica, perché riteniamo che i piccoli territori debbano fare la differenza tornando a fare impresa e quindi abbiamo cominciato a portare avanti numerose progettualità da nord a sud, perché lavoriamo in Sicilia, lavoriamo in Friuli, lavoriamo in Val d'Aosta, oltre che ovviamente in Basilicata, perché vogliamo anche connettendo le pubbliche amministrazioni con il mondo del terzo settore e i cittadini, provare a costruire un nuovo sistema di sviluppo territoriale che sia davvero sostenibile per appunto le aree interne e i piccoli paesi. E allora, parole d'ordine, entusiasmo e resilienza per delle aree interne più vivaci, dinamiche, connesse e che magari ci auguriamo possano attirare tanti cervelli in fuga o comunque cervelli in movimento che per necessità si sono spostati altrove e tante volte vivono le dimensioni di quelle metropoli che a volte sono anche asfissianti. Per cui ci auguriamo che Casa Natural possa espandersi a più non posso in tutta Italia e intanto prima di salutarci voglio invitare tutti i nostri amici telespettatori ad andarvi a cercare su internet al vostro sito ufficiale casanatural.it che stiamo vedendo a tutto schermo in questo momento per seguire le vostre attività, le vostre iniziative e perché no, magari per farsi vivi e per venirvi a trovare. Mariella, è stata una bellissima chiacchierata, io ti ringrazio per essere stata con noi. Se passi a San Giovanni Grazie a voi. ti aspettiamo dunque al coworking più piccolo del mondo e negli studi di Padre Pio TV, ovviamente. Ci saremo.
Grazie, grazie ancora e buon lavoro. Noi giungiamo alle battute conclusive della puntata di oggi. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, stessa ora, stessa rete. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.